E salve a tutti ragazzi, finalmente da Giocherino 979 che torna con questo video alle proprie origini. Infatti sto per presentarvi finalmente la mia quinta recensione. Allora, come da manuale ci sarebbero i saluti. Non mi sembra di avere nessuno in particolare da salutare, anzi direi che devo salutare uno dei miei visualizzatori, diciamo, il cui nickname è Torei o Torai, non so come si pronuncia, il quale mi aveva chiesto di salutarlo un bel po' di tempo fa, poi per motivi a me sconosciuti, devo dire la verità, non l'ho più salutato. Quindi da prima ti chiedo scusa per questo immenso ritardo e dopo ti mando un saluto. Dopo, l'ennesimo saluto al mio amico Fede che starà di sicuro guardando questo video molto felice. Perché mi hai tolto la vita veramente negli ultimi giorni, insistendo sul fatto che volevi vedere un nuovo video, forse non avevi neanche tutti i torti. Dopo, un saluto, già l'avete sentito anche in altri video, al mio amico Giovanni, e visto che mi ci trovo, vorrei consigliarvi proprio il suo canale, il canale di Giovanni, che ora non so se riuscirò a mettere il link nel video perché non l'ho mai fatto, quindi in caso non dovessi riuscirci troverete il link del canale nella descrizione. Il nome del canale comunque è PlayGamers96, ve lo consiglio perché, a parte perché è un mio amico, ma comunque perché ultimamente si sta dedicando a dei video, anzi, più precisamente dei gameplay davvero molto divertenti e anche paurosi. Ovviamente non vi dico perché. Nonostante io sia una fifona, mi faccio coraggio, li guardo perché lui ha messo anche il proprio video, quindi la propria voce, quindi sono davvero molto divertenti, a parte il fattore paura. Quindi non vi svelo niente, ve lo consiglio vivamente, mi raccomando, quindi andate a cliccare sul link e iscrivetevi numerosi al canale del mio amico Giovanni. Un bacione a te. E oggi, finalmente la mia quinta recensione, sono tornata alle mie origini, cioè alle origini del mio canale. Il mio canale era nato per fare recensioni, dopo le ho abbandonate perché richiedono una certa preparazione. Quindi finalmente mi sono decisa, perché veramente non se ne poteva più, ho fatto solamente vlog ultimamente, quindi vi sto per presentare la mia quinta recensione, sarà capito, starete dicendo. Allora, non so perché, ma quando ho pensato a quale gioco recensire questa volta, mi è venuto subito in mente questo. Poi mi sono detta, ma vabbè, prova a vederne qualcun altro, ma poi sapete com'è, come si dice, quando la prima idea di solito è quella importante, quella migliore, quindi ho deciso di non abbandonare la prima idea che mi è venuta in mente. Senza altri inutili preamboli, vi mostro direttamente il videogame in questione. Ebbene sì, Assassin's Creed, questo qui è stato il primo gioco per PlayStation 3 che ho comprato, acquistato lo stesso pomeriggio in cui ho comprato la mia PlayStation 3. Per quanto riguarda appunto, si ha di solito, no, il dubbio del primo gioco, sembrerebbe una cosa assurda, ma è così, a meno che non esca in bundle con la PlayStation 3. Ebbene, io per il primo gioco sono andata sul sicuro e ad occhi chiusi su Assassin's Creed perché ne avevo sentito parlare veramente bene, avevo letto delle belle recensioni sui giornali, insomma su internet, e avevo visto un video su YouTube che me ne aveva fatto veramente innamorare. Inoltre, quando sono andata a comprarlo, non l'ho comprato a GameStop, l'ho comprato nuovo a soli 19,90 euro, quindi anche trovarlo ad un prezzo accessibile mi ha veramente riempito il cuore di gioia. Ovviamente, da manuale, come prima cosa diamo una squilciatina alla trama. Gli avvenimenti di questo primo episodio di una promettente saga sono, temporalmente parlando, collocati nel periodo della terza crociata in Terra Santa, precisamente parlando a partire dall'anno 1191, anno della conquista cristiana della città di Acri. Proprio in questo clima religioso in subbuglio pare che, secondo alcune fonti, sia nata questa cosiddetta setta degli assassini. Il nostro protagonista, Altair, dal cognome impronunciabile, è proprio un seguace di questa setta ed egli si ritroverà a dover mettere in atto, diciamo, a portare a termine dei compiti che gli sono affidati dallo stesso fondatore, Hassan, i quali consisteranno in una serie di assassini, ovviamente di avversari politici.
La cosa non finisce qua, perché sarà Desmond, che è un discendente di Altair, a rivivere le stesse situazioni del proprio antenato grazie ad un macchinario chiamato Animus per gli scopi non tanto chiari di una organizzazione. La storia che ci ritroveremo a vivere sul nostro schermo è proprio uno dei perni fondamentali di questo videogame, la quale è capace di farci restare col culo incollato alla sedia in attesa di nuove scoperte e ovviamente offrendoci anche certi colpi di scena. Essa è suddivisa in 7 capitoli, in ognuno dei quali ci toccherà sgozzare un tipo che ci sta un po' sulle palle. Ovviamente, ogni omicidio sarà preceduto da una raccolta di informazioni riguardo il nostro obiettivo e proprio questa ci porterà principalmente a un'esplorazione delle città, in cui, ci troveremo. Segnalare l'importantissima e necessaria presenza della mappa, senza la quale sarebbe stato alquanto difficile riuscire ad orientarsi nelle immensità che la Ubisoft è stata in grado di offrirci. Le indagini non sono poi tanto difficili, anzi direi che sono piuttosto facili, ci basterà origliare le conversazioni di un informatore che ci interessa, seguirlo per derubarlo di qualche carta di particolare importanza o anche seguirlo fino a un vicolo piuttosto isolato per costringerlo a parlare a sonni mansate e poi metterlo a tacere per sempre. Queste mini missioni, chiamiamole così, potrebbero alla lunga risultare un po' pesantucce, nel senso che diventeranno piuttosto ripetitive e noiose, ed è proprio questo aspetto che porta la maggior parte dei videogiocatori a lamentarsi. Ma nonostante questo, Assassin's Creed offre davvero tanti compiti secondari, basando maggiormente il tutto sull'esplorazione e sul girovagare delle città che poi alla fin fine ci diventeranno anche piuttosto familiari. Questa dell'esplorazione è una nota di sicuro molto apprezzabile, specialmente se siamo posti di fronte alle meravigliose prodezze e doti fisiche del nostro protagonista Altair, il quale sarà in grado di arrampicarsi quasi dappertutto, di tuffarsi da torri altissime e non di nuotare. Spendiamo una parola per quello che viene chiamato regno. Il regno è praticamente uno spazio che serve a mettere in collegamento le varie città. Questo può essere percorso a piedi, ma più consigliabilmente da percorrere a cavallo, e questo aspetto ci dà senza dubbio un particolare senso di libertà. Però non ci sarà poi tanto da fare, a parte magari cercare qualche bandiera o stanare e ammazzare qualche templare. Alla fin fine, il regno, dopo aver anche sincronizzato i vari punti di osservazione, è semplicemente un bel paesaggio vuoto. Esso a lungo andare risulterà anche piuttosto inutile, in quanto dopo qualche missione ci sarà data anche la possibilità di raggiungere rapidamente, quindi di spostarci da una città all'altra senza ulteriori perdite di tempo. Passiamo come sempre all'aspetto tecnico. Si tratta ovviamente del gameplay tipico per un adventure, quindi si giocherà in terza persona. Ora rispendiamo qualche parolina sulle doti fisiche di Altair. Io lo definirei un figo instancabile, addirittura. È veramente dalle forze inesauribili, cioè dopo essersi fatto 1000 km di corsa, ma di corsa corsa, sarebbe capace di saltare e aggrapparsi al primo edificio che vede, salire su sulla guglia più alta di una cattedrale e farci godere di una vista splendida, e poi terminare il tutto con un tuffo meraviglioso in una misera e insignificante balla di fieno. No, signore e signori, non siamo al circo, bensì siamo di fronte alle doti atletiche del personaggio che farà ciò che voi vorrete. L'esplorazione, già l'ho detto prima, è uno dei punti forza di Assassin's Creed, il quale ci permette appunto di godere appieno delle magnifiche realizzazioni che la Ubisoft è stata in grado di dare a questo videogame. Per spostarci da un punto all'altro potremo scegliere o la via dei tetti o la via delle strade, nelle quali ci imbatteremo in centinaia di persone che potrebbero, dipende dai casi ovviamente, anche ostacolarci in caso di fuga dalle guardie. Proprio l'intelligenza artificiale di entrambi rende il gioco molto più avvincente. Per non attirare l'attenzione e non buttarci addosso l'occhio della gente, o peggio, quello delle guardie, bisognerà mantenere un comportamento socialmente accettabile, il che significa non scalare edifici e magari non travolgere le persone mentre stiamo correndo.
ci faremo notare, il nostro status cambierà e quindi la gente potrà riconoscerci quindi, e additarci come l'assassino che siamo. Le guardie a quel punto darebbero via ad un instancabile inseguimento, il quale può essere portato a termine in diversi modi, come per esempio nascondersi nei posti giusti o magari mimetizzarsi fra la folla e quindi portare le guardie poi ad arrendersi dopo un po'. Significa che anche una piccola componente stealth è presente, però ovviamente questa non va ad intaccare poi la libertà di azione che è tipica di Assassin's Creed. Le guardie sono veramente attente e sveglie, e soprattutto sono tante, quindi sarebbe stato veramente impossibile giocare tranquillamente col continuo magore di dover stare sempre a nascondersi. Parlando di Altair, non si sta parlando semplicemente di un atleta, si sta parlando anche di un vero e proprio combattente. Infatti, spesso di fronte alle guardie la scelta preferibile è la fuga, però ci ritroveremo in alcune occasioni in cui questo non sarà possibile, quindi ci ritroveremo costretti a combattere con loro. Ed è proprio in questo caso che Altair sguaina le proprie armi, a scelta fra una spada lunga, una spada corta o anche la stessa lama celata, poi spetterà a voi scegliere come divertirvi, e quindi si darà inizio ai giochi. Sinceramente, nel corso dei combattimenti mi sento veramente invincibile, nonostante poi non ci sia tutta questa fantasia nei comandi, nel senso che il tasto di attacco è soltanto uno. Però Altair mette in atto delle, chiamiamole, mosse veramente spettacolari. Poi i nemici, la maggior parte delle volte saranno in gruppo, poi sarà possibile afferrarli, quindi scaraventarli giù dagli edifici o scaraventarli contro i muri o anche contro altre guardie. Inoltre la parata, che è attivabile con R1, è diciamo un comando fondamentale sia per non perdere tacche salute sia per non perdere la dignità. Grafica, quindi, come sempre, è il primo punto che affrontiamo. Le città sono davvero enormi, dimensioni che penso prima di questo videogame non saranno mai viste prima. Sono definite sin nei minimi dettagli e caratterizzate da costruzioni poligonali e texture veramente, ma direi maniacalmente eccellenti. L'illuminazione è altrettanto ottima, e inoltre ci ritroveremo di fronte ad un cambiamento della luce in base al cambiamento meteorologico della giornata. Quindi, se la giornata è più assolata, è più nuvolosa e via dicendo. Il tutto è reso in maniera alquanto realistica, direi, anche prestando attenzione al fatto che è stata posta particolare cura anche alla componente artistica, nel senso che noteremo che l'architettura di Gerusalemme, per esempio, è diversa dall'architettura di Damasco o di Acri, in quanto si è fatto caso anche magari alla condizione sociale vera e propria della città, nel senso se è abitata da gente ricca o se invece è invasa dalla peste e dalla miseria. La vastità e la bellezza delle location sono ampiamente apprezzabili dai vari punti di osservazione che sono sparsi un po' dovunque. Per quanto riguarda il lato umano del gioco, ebbene, le folle sono composte da tantissimi modelli diversi, quali a loro volta rispecchiano la condizione sociale della città di cui vi ho parlato, quindi se sono personaggi ma magari ricchi o se sono personaggi poveri, eccetera. I modelli sono ben caratterizzati e le animazioni sono accettabili, anche se qualche volta si notano dei pettucci, però sarebbe davvero impossibile non trovarne, specialmente in un gioco di questa vastità. Altair è modellato e animato in maniera davvero ottima, ma particolarmente apprezzabile la resa delle sue cadute, dei suoi salti, delle sue scalate e la fluidità con cui questi si susseguono tra loro. Per quanto riguarda le vere e proprie scene video, c'è da dire qualcosina, perché i modelli migliorano un pochino, però non so perché sta posta poca cura alle animazioni e quindi alla resa dei volti, che non sono proprio un granché. Altro difetto da notare, purtroppo, è il pop-up, particolarmente notabile durante le corse o le cavalcate, ovviamente. Quindi modelli dei personaggi, le ombre spuntano così all'improvviso sotto i nostri occhi, anche se alla fin fine, la maggior parte delle volte, in quanto si è presi dall'azione, non ci si fa neanche tanto caso. Quindi, tenendo in considerazione tutti questi difetti, io direi che alla grafica do un bel 8,5. Passiamo al sonoro. Niente da eccepire, un altro aspetto senza dubbio apprezzabilissimo del videogame. Le musiche sono davvero ben fatte e coinvolgenti, e lo stesso posso dire degli effetti sonori. Il gioco è completamente doppiato in italiano e direi che anche la scelta delle voci è stata azzeccata, però
Purtroppo, anche in questo ambito troviamo un difetto. Voci secondarie sono state riutilizzate tante, troppe volte. Basti sapere che certe volte mi sono ritrovata a sclerare perché i passanti o le guardie o le vittime ripetono spessissimo, direi fino a quasi l'ossessione pura, le stesse identiche frasi. Certi sermoni dei banditori si sentono fin da sopra i tetti e sono sempre, sempre, sempre gli stessi. E mi sono ritrovata quindi ogni volta ad arrivare al punto di dover sgozzare i banditori perché non ce la facevo più. Quindi aggiungerei che questo è un altro dei pochi difetti di Assassin's Creed. Quindi, tenendo conto ancora una volta anche di questi difetti, purtroppo sono costretta a dare un 8 al sonoro. E il divertimento. Come ho già detto in precedenza, le cose da fare senza dubbio non mancano, però tutte queste missioni secondarie, come avevo già detto, appunto, alla lunga possono risultare ripetitive e noiose. Però, nonostante questo, il gioco alla fine non mancherà di renderci le cose un po' più difficilotte, diciamo, perché con l'avanzare della trama le guardie diventeranno più sospettose e anche più resistenti. Poi magari aggiungeteci il fatto che bisogna cercare le bandiere, bisogna stanare e far fuori i templari, e quindi diciamo che tutto alla fine diventa più apprezzabile. Quindi al divertimento do un 8. La longevità, l'ultimo aspetto che andiamo brevemente ad analizzare, quindi il gioco dall'inizio alla fine direi che dura all'incirca una ventina di ore. La durata si aggirerà attorno al doppio, quindi attorno alle 40 ore se si cercano tutti gli oggetti nascosti e si completano tutte le mini missioni, chiamiamole così. Quindi neanche questo aspetto ci delude, perché nonostante magari la noia, la ripetitività ci terrà incollata alla sedia un bel po' di tempo, e quindi do anche alla longevità un bell'8,5. La media matematica totale è di 8,25, ma siccome apprezzo tantissimo questo videogame, diciamo che arrotondo molto per eccesso e quindi dico che il voto finale è di 8,5. Allora, che dire? Dire senza dubbio che Assassin's Creed è un gioco come si deve, un gioco con la G maiuscola, sinceramente non so se poterlo definire un vero e proprio capolavoro, visti alcuni suoi difetti tecnici, che forse non sono neanche tanto gravi, diciamo, vista la vastità del gioco, ma comunque ha rappresentato senza dubbio un grande passo sulle console Next Generation, regalando una trama e un'ambientazione davvero senza pari. Affermo anche questa volta convinta che questo videogame dovrebbe essere presente in ogni collezione che vuole essere davvero definita tale. Anche perché, comunque, magari nonostante le sue pecche, Assassin's Creed rimane e rimarrà sempre il caposaldo di una promettente saga che tutti conosciamo e che molto presto vedrà a quanto pare un nuovo nato. Beh, direi di aver detto tutto anche questa volta. Salutate Altair. Io me lo tengo stretto stretto qui, e a quanto pare è finita anche questa quinta recensione. Lo so che siete tristi, non piangete troppo per piacere. Ovviamente spero sia stata di vostro gradimento, ci ho messo tantissimo a prepararla e mi dispiace tutto questo tempo, ma veramente ultimamente gli impegni sono tanti. Quindi ragazzi, mi raccomando, mettete un bel mi piace, condividete e commentate se vi va. Ma mi raccomando, commenti costruttivi. Che sotto il mio ultimo video, un altro giorno ci ho trovato un commento di un tipo che si era divertito a scrivere una cosa davvero poco decente, e non vedo che divertimento ci sia nel perdere tempo in questo modo. Quindi allora un salutone a tutti, ragazzi, un bacione da Giocherina 979. Mi raccomando, andatevi a iscrivervi al canale di Giovanni perché ha ancora pochi iscritti e ne merita veramente tanti. Un salutone di nuovo a Torei o Torai, non lo so. Un salutone e un bacio a Fede. E al prossimo video, che non so proprio cosa sarà e soprattutto non so quando sarà. Ovviamente vi prego, perdonatemi. E niente ragazzi, grazie per le visualizzazioni. Un bacio.